Buongiorno a tutti, sono Michelangelo Berti, lavoro in Babbel, sono sales engineer, mi occupo principalmente di prevendita e technical marketing. Sono un RHCSA su REL 5 e un RHCQA su REL 3. Ovviamente poi ho fatto gli upgrade alla 3.1 e alla recente 3.2. Quindi tutto quello che vi racconterò sarà basato anche un po' sull'esperienza. Oggi come argomento tratteremo il percorso che abbiamo fatto insieme al nostro storico cliente Inca, un'esperienza che ci ha visto partire con una semplice situazione di open source adoption e ci ha portato alla realizzazione di un'infrastruttura virtualizzata e in futuro speriamo ci porti verso il private e l'hybrid cloud. Intanto, chi è Babbel? Babbel è un software infrastructure system integrator nato da un team di sistemisti circa una quindicina d'anni fa. È nato come il braccio armato di Sun Microsystem, in un periodo in cui effettivamente faceva da padrone sul mercato. Col tempo siamo riusciti a diversificare l'offerta e a diversificare i clienti e pian piano l'azienda è cresciuta e siamo stati in grado di realizzare un offering molto più distribuito, che è basato su quattro macro filoni, tutti conditi dall'open source come tema trasversale. Filoni sono il data center, il monitoring reporting, security e il nostro cavallo di battaglia che è il messaging collaboration. Quando è iniziato il nostro rapporto con Red Hat? È iniziato circa 8 anni fa, quando cercavamo un file system distribuito e scoprimmo quasi per caso il Global File System. All'epoca era la versione 1.0 che ha dato più di un grattacapo a tutti, e poi siamo passati alla 2.0 adottata sui nostri molti clienti. Successivamente ci siamo specializzati su RHEL, Red Hat Enterprise Linux, siamo diventati partner di Red Hat e abbiamo sviluppato le nostre competenze sul tema infrastrutturale. Ormai ci siamo focalizzati un po' su tutto, anche sulla componente JBoss come middleware, e abbiamo proseguito il percorso di certificazione su tutta la cloud infrastructure, quindi ad esempio anche CloudForms e il recente OpenStack. Il nostro rapporto ad oggi è assolutamente consolidato, siamo un premier business partner per tutto ciò che riguarda la componente infrastruttura e siamo un advanced ISV partner per la nostra Malware Collaboration Suite, una piattaforma di messaging collaboration nata come integrazione di componenti open source e componenti sviluppate interamente da noi, basata tutto ovviamente su Red Hat Enterprise Linux. Vediamo invece chi è Inca, il nostro cliente oggetto della referenza odierna. Inca è un patronato ed è nato nel lontano 45, quindi è una tradizione molto molto che va indietro negli anni. È nato con un obiettivo, quello di assistere i cittadini italiani, i lavoratori, in un periodo in cui i diritti anche dei lavoratori erano assolutamente non una priorità e non una cosa data per scontata. Nel 1947 una legge dello Stato ha riconosciuto il ruolo dei patronati, attribuendogli il compito di tutelare i cittadini, di assisterli in materia di lavoro, previdenza, salute e benessere, aiutandoli anche in tutto ciò che sono le malattie professionali, infortuni e quant'altro. Col tempo, quindi dal lontano 45-47 successivamente ad oggi, l'Inca è diventata una realtà piuttosto vasta, perché è praticamente il primo patronato in Italia all'estero come volume di attività. Su questa slide ho riportato un po' di numeri per aiutarvi a capire di che volumi stiamo parlando. Ad oggi Inca dispone di 21 sedi regionali, 105 provinciali e 895 zonali. Come numero di operatori che assistono i cittadini, i lavoratori ogni giorno in Italia e all'estero, arriviamo quasi a 1900, sono 1741 in Italia e 146 all'estero. I professionisti convenzionati in Italia e all'estero sono circa 270 in termini medi di medici affini e 300 e passa assistenti legali che possono aiutarvi in termini di in materia di diritto di lavoro e così via. E i contatti annui sono circa 5 milioni solo in Italia e circa 600.000 generati dai nostri connazionali residenti all'estero che però in qualche modo richiedono l'assistenza del patronato. Quindi, come potete capire, l'importanza del patronato, l'importanza delle attività del reparto IT del patronato non è assolutamente trascurabile. Perché dico questo? Perché a causa anche della dislocazione geografica delle persone
è necessario offrire un servizio che sia altamente disponibile anche nei momenti di manutenzione programmata. I servizi devono essere sempre disponibili e performanti per far sì che gli operatori possano assistere i cittadini nel momento in cui ne hanno bisogno e non li devono rimandare a casa perché magari il sistema è down. Ogni attività di manutenzione programmata deve essere programmata con estrema attenzione, perché deve tener conto dei vari fusi orari, perché magari per noi dopo le 18 tipicamente si può programmare qualche attività, mentre invece magari quello che per noi sono le 18 sono un orario di piena attività lavorativa all'estero. Lo stesso problema si verifica per il sabato, ad esempio, perché magari in alcuni luoghi il sabato non è lavorativo, in altri luoghi sì. Quindi ogni attività deve essere pensata con molta attenzione e ogni scelta relativa all'infrastruttura deve essere affrontata con un solo obiettivo: far sì che l'operatività dei collaboratori in Italia e all'estero sia sempre tutelata, sia sempre garantita. Com'è stato possibile raggiungere questi obiettivi e mantenerli nel corso del tempo? Intanto bisogna ringraziare il management di Inca, che è stato piuttosto illuminato in tal senso, perché ha sempre fatto delle scelte molto oculate e ha sempre saputo evitare il vendor lock-in. Per chi non lo sapesse, il vendor lock-in è una pratica di natura economica che mette un cliente generico nella condizione di non poter cambiare tecnologia, di non poter cambiare vendor, a meno di effort economici o in termini di risorse umane abbastanza importanti. L'open source di fatto garantisce che questa situazione non si verifichi, perché una volta che uno adotta protocolli standard, tecnologie standard, o può intervenire sul codice, a quel punto è libero di fare le sue scelte senza spinte di natura economica commerciale. In più, il loro personale tecnico si è sempre avvalso della nostra consulenza, quindi davanti a ogni bivio tecnologico sono riusciti sempre a prendere la strada magari meno battuta, perché avevano accanto un partner affidabile che li potesse supportare nel percorso più o meno impervio che avrebbero dovuto affrontare. Vediamo un po' il percorso che ci ha portato da lontano 2006 ad oggi e quali sono state le attività che abbiamo realizzato assieme a Inca. L'esperienza con Inca è iniziata nel 2006, quando realizzammo per loro la prima infrastruttura di messaging e collaboration. Si partiva completamente da zero: comprammo i server, lo storage, il load balancer, apparati di rete e fornimmo le subscription triennali RHEL, perché Inca è sempre stato un cliente Red Hat, e l'infrastruttura di posta elettronica venne realizzata partendo dalla nostra malware, la versione 1.0, la prima versione, che era solo un front-end e si basava sul back-end Sun Messaging. All'epoca noi eravamo un partner Sun di riferimento e quindi cercavamo di promuovere tutte le tecnologie di cui eravamo assolutamente convinti, integrandole con le nostre soluzioni. Nel 2007 in qualche modo venimmo premiati del lavoro fatto sul messaging e ci venne data l'opportunità di progettare e realizzare quello che poi è diventato lo strumento principe tuttora utilizzato dagli operatori, il cosiddetto portale operatore, che include anche il documentale denominato Incadoc. Cos'è il portale operatore? È un'integrazione custom di software open source di riferimento per quell'epoca: DocMGR per la componente di gestione documentale, OpenFive per la parte di chat, di presence, LifeRay come portal server e JazzyCast per la parte di single sign-on. Infatti, attraverso un'unica interfaccia web, con accesso in single sign-on, quindi gli utenti non dovevano ricordare n credenziali e non dovevano neanche doversi loggare più di una volta. Attraverso un'unica interfaccia web gli operatori possono fruire della posta elettronica, del forum, della chat, del sistema documentale. E questo ha rappresentato la chiave di volta, perché in qualche modo gli operatori non sono tipicamente degli informatici, quindi avevano bisogno effettivamente di strumenti facili da usare, comprensibili e immediati. E quali erano alcune delle funzionalità che offriva il portale operatore e che offre tuttora? Ad esempio la distribuzione automatica delle circolari relative alle informazioni, che sono giornaliere, settimanali, che vengono distribuite all'interno. Questo praticamente, una volta caricate le informazioni sul documentale, provvedeva ad inviarle, a distribuirle automaticamente attraverso la posta elettronica, sempre quella realizzata da noi. E poi offriva una nuova funzionalità che per l'epoca era assolutamente innovativa, oggi magari può sembrare banale: il mail to SMS. Quindi realizzammo un gateway SMS che attraverso un provider esterno trasformava i messaggi ricevuti attraverso un client di posta standard che parlava di SMTP o attraverso la webmail
consentiva di inviare un messaggio SMS a un numero di cellulare di un altro operatore, ad esempio. Quindi consentiva una certa multicanalità rispetto alla sola posta elettronica. In più, come vi ho detto, il portale consentiva di loggarsi in modalità di single sign-on. Il back-end per l'autenticazione era un DB anagrafico fornito da un fornitore esterno. Quindi in qualche modo, questo quando vi parlavo del vendor lock-in, no? Il cliente ha avuto la possibilità di usare componenti di terze parti per far sì che fosse tutto perfettamente integrato. Se domani decidesse di cambiare il fornitore per la DB anagrafico o di modificare il nostro prodotto o di cambiare tecnologia, sarebbe libero di farlo senza dover valutare gli innumerevoli impatti dal punto di vista economico, magari operativi. Nel 2008 ci fu un'ulteriore conferma del lavoro fatto. Praticamente in un solo anno questo strumento, che prima non esisteva, in qualche modo divenne di uso comune, e quindi le esigenze degli operatori, il modo in cui lo utilizzavano e la frequenza con cui lo utilizzavano cambiò. Perciò ci trovammo a fare qualche piccolo ritocchino. Passammo dalla vecchia malware 1.0 alla più recente 2.0, che introduceva diverse funzionalità sia in termini di interfaccia webmail che in termini di feature vere e proprie, e in più facendo una leggera estensione delle funzionalità del portale operatore. Questo per andare sempre più incontro alle nuove esigenze degli operatori. Lo stesso anno proponemmo anche un'integrazione del tutto innovativa per l'epoca, l'introduzione di Funambule DS, uno strumento che avrebbe consentito di introdurre il mail push e le funzionalità di PIM Sync, quindi che sono la sincronizzazione della rubrica del calendario personale, con qualunque dispositivo mobile, quindi dispositivi eterogenei. E questo per l'epoca era una grande innovazione, perché tipicamente chi fruiva del mail push era un utente BlackBerry, quindi un utente che aveva dovuto comprare quell'hardware e doveva pagare un servizio specifico da un service provider. Quindi era esattamente la fiera del lock-in, l'opposto di quello che noi e Inca abbiamo sempre cercato di fare. Purtroppo il progetto, per motivi non tecnici, non è stato più realizzato, ma in qualche modo confermava la netta volontà di Inca di evitare il vendor lock-in e di affidarsi a tecnologie open source integrate da noi. Per circa 3 anni c'è stato quasi un vuoto dal punto di vista di innovazioni tecnologiche. Di fatto continuavamo a tenere viva l'infrastruttura che, come vi ho detto, era chiave per tutti gli operatori. Nel 2010 ci fu un evento abbastanza importante nel mercato dell'IT. Oracle acquisì Sun Microsystems. Questa non fu una pura operazione finanziaria, in qualche modo cambiò anche l'approccio di Sun, da Oracle, verso il mercato. Sun era molto focalizzata sui servizi professionali, sui progetti e su una serie di prodotti trasversali che non avevano nulla a che vedere col database, mentre invece Oracle in qualche modo non era più interessata a seguire questo filone di business e era più interessata a mantenere aperti i filoni relativi ai propri software storici, tipo Oracle DB ad esempio. Questo praticamente crea un certo scompiglio tra i clienti e tra noi partner storici, perché sì, da una parte non sapevi più che situazione avresti trovato per ciò che riguardava il supporto hardware e la roadmap del software, ma dall'altra parte arriva un'importante opportunità. Non a caso noi cogliamo l'opportunità di sviluppare e integrare ulteriormente la nostra soluzione malware, che dal solo front-end diventò un'intera collaboration suite. Giungemmo alla versione 5.0, quindi ci preoccupavamo del front-end, del back-end e di tutte le componenti accessorie. Nel 2011, non a caso, arrivò il momento anche per Inca di dover decidere cosa fare con l'infrastruttura Sun Messaging o Oracle Communication Suite, che vi si vuole. E praticamente facciamo un progetto di migrazione dove il front-end rimaneva comunque quello malware, il back-end passava da quello Sun Oracle al nostro MCS. Quindi migriamo circa 2500 utenti sulla nostra piattaforma. Con quale obiettivo? Cercare di ridurre il canone ulteriormente, quindi aumentare il livello di redditività della piattaforma e comunque garantire il medesimo livello di supporto, quindi far sì che la disponibilità fosse sempre la stessa e che gli SLA a fronte di un qualunque problema fossero analoghi. Nel 2012, quindi ormai stiamo avvicinando a poco tempo fa,
Facevo un'ulteriore revisione dell'infrastruttura perché, come vi ho detto, l'hardware comunque era ancora quello datato, era quello del vecchio progetto del 2007, del 2008, quindi praticamente ci preoccupavamo di fare un piccolissimo schiap di stimi di front-end per garantire per rispettare i nuovi carichi che erano stati previsti per l'utenza, e ci preoccupavamo di fare un leggero irrobustimento del sistema documentale Incadoc. Questo perché i documenti in esso caricati erano sempre di più e perché il modo in cui lo usavano i clienti, gli operatori, era effettivamente cambiato. Veniamo dunque al 2013. Tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 abbiamo avuto l'opportunità di rimetterci a tavolino col team tecnico di Inca per capire quali erano gli obiettivi che ci volevamo dare per la realizzazione della nuova piattaforma. Intanto rinnovare e consolidare l'infrastruttura di esercizio, che era assolutamente datata, anche i guasti iniziavano a susseguirsi in maniera preoccupante, quindi dovevamo per forza preoccuparci di rinnovarla. Volevamo ulteriormente ridurre i costi di manutenzione e supporto, quindi cercare di fare ulteriori ottimizzazioni e sinergie dal fatto di avere un vendor unico o quasi. Incrementare le risorse disponibili, perché i sistemi presenti non erano più in grado di sostenere il carico di lavoro, o perlomeno non consentivano di crescere ulteriormente, offrendo magari nuovi servizi. Inca inoltre voleva confermare l'evoluzione verso un servizio full manage. È chiaro che loro l'avevano già iniziato questo percorso, di fatto noi li aiutavamo a gestire il sistema presso un service provider esterno con un supporto a 360 gradi. Fermo restando che comunque c'erano dei vendor eterogenei tra loro, Sana, Red Hat da una parte, c'eravamo noi e così via. Inoltre desideravano aumentare la flessibilità, perché comunque per qualunque attività alla quale che andava fatta dovevano comunque rivolgersi a noi e volevano in qualche modo continuare a mantenere il controllo dell'infrastruttura e non estraniarsi completamente. L'unico modo che abbiamo trovato per rispondere a tutti questi requisiti, per dare massima soddisfazione al cliente, è stato scegliere Red. Quindi da buon partner Red abbiamo promosso ciò che è Rev. Perché abbiamo scelto Rev all'epoca? Intanto per coerenza con la filosofia open source e per evitare il vendor lock-in di cui abbiamo parlato poco fa. Eravamo pienamente soddisfatti della versione che era presente in quel momento sul mercato, la 3.1. Noi Rev abbiamo iniziato a valutarlo sia dalla prima, dalla 2.2, ed effettivamente i passi da fare erano ancora tanti all'epoca, non era in grado di andare a spodestare o anche solo a scalfire le quote di mercato di un vendor come storico come magari VMware. Le funzionalità enterprise presenti erano assolutamente di primo ordine. Mi riferisco ad esempio alla Web Migration, al bilanciamento automatico legato al power management dei sistemi, le snapshot a caldo, utilissime ogni volta che ci sono da fare attività di manutenzione programmata, sempre nell'ottica di garantire la massima disponibilità, come ci siamo detti prima. La reportistica integrata che aiuta noi e il cliente a capire effettivamente il corretto dimensionamento delle macchine, la quantità di risorse utilizzate rispetto alla previsione, in quell'area ad esempio, e così via. E in più i costi ridotti rispetto ai competitor. Ci sono delle comparative pubblicate dalla Red Hat, ma non solo, che spiegano palesemente come su 100 macchine, ad esempio già il primo anno un'infrastruttura costa un quinto di quella di VMware, e visto che Inca da una parte era desiderosa di continuare quel percorso contro il vendor lock-in e dall'altra parte aveva l'obiettivo di mantenere i costi bassi, era assolutamente la soluzione migliore. Quindi praticamente nella prima metà del 2013 ci siamo trovati a fare un rinnovamento tecnologico a 360 gradi. Abbiamo intanto sostituito il vecchio hardware con delle nuove macchine IBM. Quindi 6 server circa li abbiamo consolidati in soli 2 pervisor molto carrozzati. Alcune delle vecchie macchine abbiamo recuperate per installarci il Rev Manager, l'interfaccia di console, la console di amministrazione che consente agli utenti e amministratori di accedere e di fruire dei servizi. Abbiamo sostituito anche lo storage, perché lo storage precedente era non solo a tappo come limiti di scalabilità, ma era anche obsoleto come performance. Quindi anche lì abbiamo sostituito il tutto con uno Stormwise DBM, che tra le tante feature ha la possibilità di effettuare il tiling. Quindi praticamente potevamo anche riutilizzare il vecchio storage astraendo rispetto all'infrastruttura.
ci siamo preoccupati di fare il setup dell'intera infrastruttura di virtualizzazione, ovviamente basata su Rev, e abbiamo fatto, quando ragionevole farlo, una migrazione di tipo physical to virtual, quindi le macchine in produzione le abbiamo prese as is e semplicemente virtualizzate. In altri casi invece ci siamo preoccupati di fare una reingegnerizzazione dell'architettura, perché quando ad esempio si fa un clustering per gestire eventuali fault dell'hardware, quando si passa al virtuale non hanno più senso. Diverso se invece il clustering applicativo, lì ha perfettamente senso, perché magari a fronte di una manutenzione programmata si mette in si spegne uno dei nodi e si lascia acceso l'altro, quindi questo tipo di cose continuano a esistere anche su un'infrastruttura virtuale. E quindi praticamente ci siamo ritrovati a rinnovare completamente l'infrastruttura. Contestualmente abbiamo anche gestito la transizione fisica proprio verso un nuovo service provider che garantisse delle condizioni tecniche, ad esempio molta più banda o un supporto diverso, e condizioni economiche più vantaggiose. Questo sempre nell'ottica di consolidare l'infrastruttura, ma consolidare anche i costi legati all'infrastruttura. In qualche modo poi abbiamo ancora di più garantito la gestione full managed, perché praticamente noi rappresentiamo l'entry point per tutto ciò che riguarda l'assistenza hardware, l'assistenza del software Red Hat e tutto ciò che è l'infrastruttura, tutto ciò che è il software realizzato da noi. Uno dei punti di consolidamento economici particolarmente importante è che scegliendo Rev e scegliendo RHEL come sistema operativo guest si può accedere a un bundle particolarmente vantaggioso che praticamente fa diventare insensibili i costi rispetto a ciò che può essere l'infrastruttura. Una volta realizzata questa infrastruttura avevamo una ghiotta opportunità, quella di fare un salto successivo verso il mondo del private cloud e possibilmente dell'hybrid cloud. Questo come? Attraverso l'installazione della virtual appliance di CloudForms, attività che non è ancora stata fatta ma molto probabilmente andremo a fare. Perché? Perché da una parte attraverso il service catalog e attraverso tutte le caratteristiche tipiche di un cloud andremo a aumentare il livello di flessibilità e semplificarne la gestione, ma poi potremmo anche in qualche modo strizzare l'occhio all'hybrid cloud, quindi ad esempio a fronte di un carico eccezionale di lavoro o di test o di attività di migrazione potremmo pensare di accendere on demand delle macchine su Amazon o su qualunque altro cloud provider e gestirle dinamicamente a modo di fisarmonica in base alle esigenze. Questa è una possibilità che se non fossimo passati a Rev non avremmo potuto fare, quindi il passo verso il cloud è veramente breve. Questa esperienza maturata in Inca, e non solo quella maturata in Inca, ci ha consentito di sviluppare una nostra offerta dedicata al mondo del private cloud. Come potete vedere da questo puzzle a quattro elementi, la nostra offerta è composta appunto da quattro aree di interesse. Da una parte c'è la parte infrastrutturale, quindi la componente IBM, ma ricordiamo che siamo anche agnostici rispetto all'hardware, quindi se avete esigenze diverse possiamo comunque pensare di integrare un'infrastruttura diversa. Dall'altra parte abbiamo il puzzle grosso, la componente Rev e CloudForms e ovviamente RHEL come virtual guest, ma se avete esigenze diverse in ambiente Windows non è un problema, RHEL lo supporta senza difficoltà. Infine la componente di gestione, di setup, di competenza di Babel, che vi può aiutare sia partendo dal setup dell'hardware fino alla gestione completamente full outsourcing. E infine abbiamo realizzato un set completo di applicazioni, di template facilmente deliverabili su questo tipo di infrastruttura e in qualche modo vi abilitano a realizzare da zero tutta una serie di servizi, tipo ad esempio la componente di messaging collaboration, di monitoraggio, di backup, il centralino VoIP volendo, e così via, la log collection, la compliance. Quindi insomma è un'offerta che a 360 gradi vi aiuta a migrare i vostri sistemi o a realizzare un'infrastruttura ex novo in maniera assolutamente semplice e gestita. Quali sono le caratteristiche di questa soluzione? Sono quelle che in qualche modo ritrovate ogni volta che qualcuno vi descrive un'infrastruttura di private cloud. Quindi l'affidabilità, non abbiamo più una serie di single point of failure perché li gestiamo attraverso ridondanza dell'hardware, della rete e di tutte le componenti anche software. La disponibilità, tutte le componenti risultano assolutamente disponibili nel tempo e sono meno sensibili alle problematiche di qualunque natura. La scalabilità ed elasticità, perché ovviamente
vincendo anche il tema del cloud, la scalabilità non è più legata alla capacità dell'hardware sottostante e non è più legata al tempo che ci vuole per acquistare e aggiungere un hypervisor. Tira qui l'elasticità, basta deliberare un nuovo servizio e magari viene deliberato su un cloud provider esterno. La sicurezza, perché oltre alla sicurezza data dalla virtualizzazione di per sé, è possibile introdurre tutta una serie di oggetti che sono virtuali, ad esempio degli UTM, degli strumenti per la privacy compliance e così via. E infine l'efficienza e la semplicità, perché una volta che viene stabilito un service catalog con la lista dei sistemi o delle micro infrastrutture, ad esempio una classica pila LAMP da sviluppo dotata di web server, database server e chissà che altro, può essere deployata facilmente con un solo click. Quindi non serve un reparto IT corposo che gestisca tutto quanto, ma basta anche una segretaria dell'amministrazione che accede con le sue credenziali e on demand delibera l'infrastruttura in maniera automatica. Viene tutto gestito dall'orchestrator e poi vengono anche calcolati i costi interni legati a quell'erogazione. Quindi in qualche modo è anche facile capire quali sono stati i costi legati ai vari progetti, ad esempio. Infine, chiudiamo così, perché scegliere Babel? Per gli stessi motivi per cui ci ha scelto Inker, per cui ci hanno scelto gli altri clienti. Intanto avere un unico fornitore gli consente in fase di proposta commerciale di avere costi certi su tutto ciò che è la realizzazione e la gestione di infrastruttura. In fase di messa in esercizio non dovete combattere con i fornitori che magari si rimpallano le colpe a fronte di una qualunque difficoltà. In fase di esercizio avete un unico entry point per tutto ciò che possono essere i problemi, le esigenze, e avete qualcuno che vi viene a monitorare l'infrastruttura e aggiunge o gestisce l'infrastruttura, aggiunge risorse hardware, gestisce l'infrastruttura in maniera del tutto autonoma, senza dover interagire con altre 100 componenti. Poi perché scegliere Babel? Un altro dei motivi è che, come vi ho detto, noi siamo nati nel mondo telco, siamo nati come braccio armato di aziende molto grandi, quindi abbiamo una consolidata esperienza nel mondo Unix e Linux e non solo, anche infrastruttura, reti e così via. Ad oggi siamo inoltre uno dei partner Red Hat con maggior numero di certificati RH5A in Italia. Quindi se vi serve una consulenza su Red Hat, Enterprise Virtualization o tutto ciò che è la cloud infrastructure, avete sicuramente un partner di punta al quale rivolgervi. Con questo io ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a scaricare le slide o il testo dello speech dal nostro sito e andare a vedere i video anche degli Open Source Day precedenti. Grazie ancora a tutti.